E finalmente, ragazzi, l'avevo detto che questa sarebbe stata la partita della verità. Più che altro perché, ragazzi, dopo che hai dei risultati tutti consecutivi e perdi una partita, tra l'altro, in maniera molto amara perché la Juventus ci ha fatto veramente il culo domenica, tornare a vincere non è sempre facile perché molte volte le squadre perdono una partita e poi affondano. Noi non facciamo parte di quella categoria di squadre, ragazzi. Noi siamo Milan, siamo una squadra che amiamo, siamo una squadra che ha una testa, che ha cuore e che ha la mentalità vincente, che una sconfitta non ti deve buttare giù. E oggi l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto quello che abbiamo voluto contro il Torino. E ragazzi, come ho detto da titolo, siamo noi dalla parte del toro e il toro che fa la mucca stasera, ragazzi. Il toro fa la mucca, noi facciamo il toro. Perché? Perché, ragazzi, abbiamo dominato la partita. 2-0, partita chiusa già nel primo tempo. E tra l'altro che Sissi mangia un gol clamoroso per fare addirittura 3-0. Donnarumma fa due parate importanti, ma poi neanche così miracolose, una su un colpo di testa di Belotti, una su un tiro poi deviato da Romagnoli, e comunque c'era un fallo su Calabria, comunque sia. Milan che non concede niente al Torino, che tra l'altro riaffronteremo in Coppa Italia martedì, quindi insomma sarà un'altra live, sarà un'altra reaction, saranno altri 90 minuti di sofferenza, ma oggi ragazzi Milan si porta a casa questo risultato e lo fa nel migliore dei modi, proprio come Milan ci aveva abituato a fare e ne siamo veramente, veramente orgogliosi. Che dire, in campo monumentale Kier, che in sostanza non ha fatto vedere l'area di rigore al Torino. Monumentale che sì, palloni recuperati, azioni da gol, tutto quanto. E anche Leao, che nonostante si sia fatta ammonire per simulazione e saltare la prossima partita, e mi auguro che salti la partita contro il Torino in Coppa Italia piuttosto che col Cagliari, veramente hanno aiutato il Milan a portare a casa questo risultato. Partita che comunque parte bene. Parte benissimo, facciamo il nostro gioco, ragazzi. Mi sembra proprio già dall'inizio vedi un Milan che non sente molto la sconfitta contro la Juventus. Milan molto tranquillo, molto rilassato. Gioca a memoria come ha sempre fatto. E va a trovare 1-0 con gol di Leao. Gol, secondo me, bellissimo. Innescato da un filtrante di Brahim Diaz, ragazzi. Brahim Diaz che a mio avviso, quando ha voglia, quando gli si accende la lampadina dentro il cervello, riesce veramente a fare cose non belle di più. E stasera l'abbiamo visto. Leao, ragazzi, che fa la solita partita da 6 e mezzo, perché a mio avviso Leao comunque è uno che si inventa il gol, però per i restanti minuti in sostanza non fa quasi niente, cioè come giocare in 10, purtroppo è la verità. Non mi è piaciuto Tonali, ragazzi, questa purtroppo è una nota che mi tocca ammettere, non mi è piaciuto Tonali. Ok, è uscito un Barella ed è entrato Dall'Otto al suo posto, ma comunque si è fatto ammonire per un'ingenuità veramente basilare. Ha concesso un calcio di rigore a Torino, poi giustamente evitato, cioè insomma revocato dall'arbitro perché il fallo era di Verdi e non di Tonali, però insomma. Diciamo che in campo è stato quello che ha giocato peggio. Contento di vedere Ibra, perché ha giocato 10 minuti, 5 più recupero. Gli è arrivata una palla in aria, però l'ha stoppata con la mano, quindi niente. Ovviamente, in una partita così, che tu pensi a difenderti, e è normale che se negli ultimi 10 minuti non arriva la palla a Ibra, la cosa è piuttosto giustificata poiché il Milan dal 2-0 un po', insomma, dai primi minuti del secondo tempo ha impostato la partita difensivamente, non ha più fatto un tiro in porta e ha deciso di adottare questa tecnica, a mio parere condivisibilissima. Il problema, ragazzi, è che non mi spaventava tanto questa partita perché sappiamo che il Milan è più forte del Torino e quindi ero piuttosto tranquillo per stasera. Però, ragazzi, mi preoccupa il martedì, perché sicuramente Giampaolo, che non è uno stupido,
Ha capito un po' forse i nostri schemi e martedì, ragazzi, sarà molto dura secondo me. Secondo me si andrà ai supplementari. Secondo me andrà a finire così. Volevo fare un video analisi pre-partita che poi non ho fatto perché per svariati motivi, per altri video che devo fare, per altre cose fuori da YouTube che devo fare, non l'ho fatto, quindi ne approfitto ora. Ed è il perché questa partita mi preoccupava. Mi preoccupava per il semplice fatto, ragazzi, che, come ho appena detto 2 secondi fa, Giampaolo non è uno stupido. Giampaolo è uno che ha i suoi tempi e per far venire fuori il suo gioco ci vuole dei mesi. Ovviamente tu non puoi essere allenatore del Milan e far venire fuori il tuo gioco dopo mesi. Infatti, giustamente è stato esonerato, ci mancava altro. Però il Torino, dall'ultima prima di Natale in poi, ha cominciato a giocare veramente bene. E questo va detto. Va detto, ragazzi, che il Torino sta giocando bene. Sta venendo fuori il gioco che Giampaolo sta chiedendo. E secondo me Torino riscalerà e arriverà almeno a metà classifica. Perché comunque è andata a vincere 3-0, non mi ricordo dove. Contro a Roma gliel'ha fatta sudare. L'ha fatta sudare a Napoli, infatti ci ha pareggiato. E quindi, e meritava soprattutto la vittoria col Verona al Torino. Ricordiamoci, meritava la vittoria col Verona. Perché chiaramente ha avuto tantissime occasioni. Verona ha avuto veramente culo con quel gol di Di Marco. Analisi Torino terminata qui. Tornando alla partita, ragazzi, Donnarumma, spettatore, sì, quasi non pagante, gli do 7 per le due parate che ha fatto, mezzo voto per parata, ma diciamo che non è stato messo poi così, chiamato così tanto in causa. Perno della difesa, ragazzi, Kjaer è troppo fondamentale. Io sono sicuro che senza Kjaer Belotti avrebbe fatto quello che gli pare, ma sia che avesse giocato Gabbia, che avesse giocato col Kalulu, che avesse giocato Musacchio, chi volete voi, ragazzi? Duarte, senza Kjaer, probabilmente staremo raccontando una partita totalmente diversa. E per fortuna, ragazzi, che questo colosso svedese, no, danese, è in stato di grazia da quando è venuto al Milan, in sostanza. Male Oge, non come Tonali, ma male Oge. Oge, ragazzi, è un giocatore che ha personalità. Perché Oge, abbiamo visto anche stasera, lui ti punta. Ti punta. Poi ti salta e non ti salta. Cioè, non è che salta sempre l'uomo. Cioè, saltarsi sempre l'uomo, ragazzi, Oge nuovo Messi, per carità di Dio. Però è un giocatore che ha carattere. Cioè, io ho avuto trovare un ragazzo che ha carattere, ha 21 anni, 22, che ti guarda in faccia, punta l'uomo e lo salta, non è una cosa da poco. Assolutamente, lui lo fa. Lui non gliene frega. Poi ovviamente, ragazzi, deve crescere, però andando a trovare un giocatore che come Hugo, come Chiesa anche della Juventus, prendono e saltano, ce ne vuole. Però purtroppo fa. Cioè, o è la partita dove Hugo veramente fa spettacolo, o purtroppo può essere anche la partita dove tocca pochi palloni e li tocca male, come stasera. Può essere la partita di Praga dove te la risolve, ti fa arrivare primo, o può essere anche come la partita di stasera, ragazzi. Sono giocatori altalenanti questi. Si chiamano giocatori altalenanti. Invece i nostri punti fermi, che sono Hernandez, sono che sì, sono Kjaer, quelli rimangono sempre fissi con buone prestazioni. Ah, ragazzi, anche Calabria stasera, quasi dimenticavo di lui, ha fatto una signora partita. Si fa male Tonali, Calabria va a fare il centrocampista centrale esattamente come contro la Juventus. Dalot va a terzino destro. E Calabria, ragazzi, non subisce moralmente il cambio di ruolo, ragazzi. Veramente assurdo questo ragazzo. Questa era la mia analisi sulla partita. Torniamo a vincere. E io spero che questa vittoria ci possa far ben sperare, anche perché i giocatori stanno rientrando. Çalhanoğlu non doveva esserci, poi ha giocato. Ibra non doveva rientrare, ha fatto 10 minuti. Ovviamente un senza voto. E piano piano ci stiamo riprendendo, speriamo che non si rompa più nessun altro. Adesso speriamo Bennacer, almeno diciamo che la spina dorsale della squadra si sarebbe anche riformata. Ovviamente aspettiamo Rebic, aspettiamo Krunic, aspettiamo tutti quelli che mancano, tutti i tesseri mancanti di questa squadra, che comunque Krunic sì, Krunic no, il suo lo fa e la sua mano alla squadra. Detto questo, ragazzi, vorrei fare una live domani durante Roma Inter. Quasi quasi ci sto pensando, vediamo com'è la situazione qui. E
E io vi invito a lasciare like al video, iscrivervi al canale, che ovviamente ragazzi non è gratis. E più che altro poi per restare in contatto su diverse cose, ecco. Grazie a tutti ragazzi, grazie alla visione. Ci vediamo presto. Statevi bene e buonanotte. E soprattutto ragazzi, saluto tutti i ragazzi che hanno partecipato alla live stasera durante Milan Torino. Li ringrazio tutti personalmente. Ciao ragazzi, grazie. Forza.